Buona giornata, bentornati a Domenica Sport. In apertura ai playoff del pallavolo per l'accesso alla Serie B nazionale uomini, sconfitta in attesa nell'andata dell'ottavo di finale tra Udas Pallavolo Cerignola e New Volley Polignano. Nulla di perduto, però la sconfitta brucia tanto. Incredibile conclusa per l'Udas Pallavolo Cerignola amaramente nella andata degli ottavi dei playoff per l'accesso alla Serie B nazionale uomini. Sia chiaro, il risultato finale 3-2 è un po' penalizzante, ma nulla è perduto per proseguire la post-season dei ragazzi di Ferraro che hanno giocato contro il New Volley Polignano al ritmo battente. Alla palla di Leo va in scena una bella gara fra la quarta del girone A e la terza del girone B. Gli Udassini schierano all'ultimo minuto nel sestetto titolare Sforza al posto del capitano Luca Lanzone, reduce da una forte influenza. La sponda ospite punta sui fratelli La Catena per dare vigore all'azione di attacco ospite. Primi due set in cui i padroni di casa Fantini fanno vedere il meglio del loro gioco con lucidità e pressing. Di contro Polignano appare in palese difficoltà. Primi due set Udas 25-16, 25-16. Dal terzo comincia la risalita ospite e di colpo i locali cadono in una condizione psicofisica inevitabile che dà il motivo vincente alla New Volley Polignano. Prima di accorciare le distanze, 25-23, giocando una battaglia tosta punto punto e poi di arrivare al pari 2-2, 25-20, con gli Udassini a rincorrere sempre a meno 1 e meno 2 punti di distacco. Tiebreak tosto e gli ospiti la spuntano nel finale 15-11. 1-0 nella serie, ma i ragazzi di Ferraro avranno la possibilità di riscattarsi nel ritorno di mercoledì 8 maggio in trasferta e vincere con qualsiasi risultato, Golden 7 compreso, per continuare la post-season sulla strada verso la Serie B. Andiamo adesso a vedere che cosa ci ha detto alla fine della partita il coach dell'Udas Pallavolo Cerignola, Roberto Ferraro, davvero rammaricato per quanto è avvenuto. Oggi avremmo voluto evidentemente raccontare un'altra storia, ma evidentemente quanto è successo forse è un po' complicato questo inizio di playoff, doppio vantaggio, vi siete Peccato. fatti rimontare e quindi adesso diventa dura. Peccato perché su 2-0 ho dominato nettamente entrambi i set. C'è stato un calo sia fisico che psicologico. I ragazzi hanno un po' allentato la concentrazione. La squadra avversaria sapevamo che comunque era tosta, anche loro hanno cambiato qualcosa. E hanno spostato il posto a fare il laterale, mettendoci in difficoltà. È subentrato un altro ragazzo che il primo set non ha giocato, che noi invece ci aspettavamo che giocassimo, e infatti poi è entrato e ha giocato in un altro ruolo che ci ha spiazzato un po'. Peccato perché insomma andare lì con la vittoria, con una vittoria in tasca, sarebbe stato meglio. Non è cambiato nulla, nel senso che comunque vincendo abbiamo ancora la possibilità di andare avanti in questi playoff. Certo è Roberto che tu hai schierato una formazione che all'ultimo minuto hai dovuto mettere Sforza al posto di Luca Sì, Lanzone. avevamo Lanzone un po' affaticato, ha fatto si è allenato, è stato reduce da una brutta influenza, si è allenato in un solo giorno, però Sforza non ha demeritato, insomma, ha fatto Infatti. la sua parte. Purtroppo c'è stato proprio il calo fisico, non solo suo, ma un po' di tutti che insomma, ci ha fatto allentare il tutto. Senti, a questo punto mercoledì dovete obbligatoriamente vincere e quindi forse neanche il Golden 7 potrebbe bastare a questo punto. No, Mimmo, se noi vinciamo con qualsiasi risultato, 3-0, 3-1, 3-2, faremo il Golden 7. Il problema è avere la tenuta, insomma, la tenuta quella che proprio oggi ci manca, quindi cambia poco, insomma, il Golden 7 lo dobbiamo fare. Adesso è sicuro che, cioè, è sicuro che vinciamo. Senti, un'ultima domanda, a questo punto recuperare i due giorni anche da un punto di vista psicologico diventa. Sì, non abbiamo tempo perché praticamente domani è l'unico giorno di riposo e poi andremo direttamente all'allenamento lunedì e martedì e mercoledì sera.
e sarà un tour de force questa formula dei playoff, è davvero dura, perché poi se passiamo il turno mercoledì, subito siamo di nuovo in campo sabato o domenica. Queste dunque le parole di Roberto Ferraro dopo la sconfitta subita ad opera di Polignano. Ricordiamo che la gara di ritorno è in programma il prossimo 8 maggio. Abbiamo anche il tempo di darvi i risultati delle altre partite. A Squinzano Potenza batte Squinzano 3-1, a Bitonto Mesagna batte Bitonto 3-1 e poi si conclude oggi con l'altro ottavo di finale, che vede di Ponte Ugento contro Trigiano. Adesso la Volley Serie B2 femminile con la vittoria al quinto set per la Pallavolo Cerignola sul terreno di Pozzuoli, e anche la condizione di dover chiudere in maniera dignitosa e positiva questa stagione. Ancora un'altra vittoria sofferta al tie break per la Pallavolo Cerignola nella penultima giornata della regular season della B2 femminile di pallavolo. Le virtusine di Francesco Scarvi prevalgono per 3-2 in trasferta contro un Pozzuoli Maidomo, e che anzi avrebbe meritato qualcosina in più rispetto al team Pantino, che ha sudato le proverbiali sette camicie per avere ragione di un avversario insidioso. Nel sestetto di partenza la giovane Alessia Russo prende il posto dell'infortunata capitana Altomonte, che sta recuperando dal suo infortunio. Le padroni di casa dettano i tempi, ma le pantere non stanno a guardare, ribattendo punto su punto e colpo su colpo. Nel momento decisivo del primo set le locali vincono 25-22. Battagliato e difficoltoso il secondo set con le pantere che si danno l'anima. Pur non giocando benissimo ottengono il pari 25-20. In terza frazione Pozzuoli prevale i vantaggi per 26-24, anche con giocate spettacolari su entrambi i fronti. Pari della Pallavolo Cerignola per 25-16, approfittando di un calo dei locali, e il tie break vede Pozzuoli alzare bandiera bianca presto, e la Pallavolo Cerignola trionfa in trasferta dopo tanto tempo. Adesso ultimo atto della stagione in casa al Di Leo contro il Villaricca, vincente in rimonta 3-1 a Cutropiano. E delusione anche amara per la Fenice Libera Virtus, sconfitta dalla Intec Benevento. Retrocessione matematica in Serie C, ma non è stato solo questo l'unico fattore che ha portato a questo evento per la formazione di Castiglio. Una retrocessione amara per la Fenice Libera Virtus, sancita non solo dalla sconfitta maturata a Benevento per 3-1 ad opera della Intec e dell'ex Carlozzi, ma crudele il destino ed i verdetti dagli altri campi interessati alla lotta per non retrocedere, che hanno sancito il verdetto. A Benevento c'era necessità di fare risultato per Vicito e compagni contro un avversario fra le cui fila l'ex Valeria Carlozzi, tranquilla da diverse giornate e la salvezza già acquisita. Le Virtus di Castiglio giocano a sprazzi bene, facendo di tutto per restare nella scia delle padroni di casa. Primo set locale 25-22. Secondo set sulla falsa riga del primo, le Virtusine in evidente difficoltà non riescono a rintuzzare le giocate avversarie. 2-0 locale 25-19. Terza frazione, la Fenice Libera Virtus si riprende e pur con qualche errore inevitabile e complice anche quegli avversari, accorciano 25-18 1-2. Le ospiti avrebbero quantomeno meritato di giocarsela al tie break, ma le padroni di casa sannite nel momento clou riescono a mantenere la lucidità ed a chiudere definitivamente 3-1 con ultima parziale 25-23. A sancire la retrocessione della Fenice Libera Virtus la vittoria del Villaricca Cutropiano, il KO del Pozzuoli in casa. Ultima gara in questa serie a Palapamila l'11 maggio contro l'Aulo di Napoli. Calcio adesso, la Serie A frena la corsa europea della Lazio, frenata e pareggiata dal Monza per 2-2, scivolone invece dell'Inter neocampione d'Italia ad opera del Sassuolo per 1-0, che conquista punti importanti per la salvezza. Oggi tra le altre gare un Cagliari-Lecce da non perdere.
Frenata in chiave europea per la Lazio nell'anticipo serale del sabato che ha aperto la 19ª giornata di ritorno della Serie A. I biancocelesti di Tudor sono stati costretti al pareggio per 2-2 da un Monza ormai tranquillo. Vantaggio biancoceleste con Immobile, poi il pareggio di Juric. Nella ripresa la Lazio si riporta avanti con Vesino, ma nel finale di tempo ed in piena zona Cesarini Juric sigla il 2-2 definitivo. 3 punti pesanti in chiave salvezza per il Sassuolo che batte il neocampione d'Italia dell'Inter con il punteggio di 1-0 grazie alla rete arrivata al 20° minuto del primo tempo da Lorientè. In chiave salvezza domenica attenzione puntata soprattutto su Cagliari-Lecce con i sardi alla ricerca di punti importantissimi in chiave salvezza, mentre i salentini sono un po' più tranquilli, così come anche per Empoli, Frosinone e Verona Fiorentina con spicchio europeo per gli scaligeri. A completare il turno anche per quanto riguarda la tranche domenicale alle 18 Milan Genoa a San Siro e poi alle 20:45 Roma Juventus con i giallorossi di De Rossi al riscatto dopo la sconfitta subita in Europa League. Ancora calcio, ma stavolta la Serie B con la penultima giornata del girone di ritorno che potrebbe essere significativa soprattutto per le speranze di salvezza del Bari impegnato nella difficile sfida contro il Cittadella in un penultimo turno di campionato tutto di domenica ed in contemporanea. Andiamo a vedere il quadro completo delle partite: Ternana Catanzaro, Venezia Peralbisalò, Sampdoria Reggiana, Palermo, Ascoli, Cittadella, Bari, Cosenza, Spezia, Brescia, Lecco e Pisa a Sud Tirol. Per una classifica che in questo momento lo vedete è davvero difficile per il Bari che si trova a 37 punti in classifica insieme ad Ascoli e Ternana, mentre lo Spezia è a quota 40 punti, quindi il Bari deve necessitare di tornare al successo e ovviamente evitare che arrivino risultati sgraditi da altri campi. L'unico imperativo per i ragazzi della formazione barese è quello di tornare a casa con la vittoria. È tutto per questa edizione di Domenica Sport. Vi ringraziamo come sempre di essere stati in nostra compagnia. L'informazione torna domani mattina alle 8:30 con Buongiorno News e poi alle 17:55 con Lunedì Sport, non soltanto per rivivere gli avvenimenti del weekend, ma anche poi per proiettarci sulla super sfida playoff della Lega Pro Calcistica che verrà di fronte al Monte martedì prossimo, Audace, Cerignola e Giuliano. Grazie per l'attenzione e buona domenica.